Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocherò a un nuovo indie horror game in cui c'è una ruota della fortuna, o per meglio dire della sfortuna, visto che è un videogioco horror. Si intitola Spin to Win, l'ho trovato da pochissimo su Itch.io, vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricarlo e giocarci pure voi, però adesso è tempo di entrare nel gioco perché mi dicono che questo videogioco è molto, molto splatter, pieno di sangue. Vediamo, entriamo, vai. Play. Oh, dove ci troviamo? Oh, ci troviamo in... Dove sono? Ok. Lampada, the bulb is missing. Ok, non c'è la lampadina. Vediamo cosa c'è qui. Vai. The speaker's busted, cioè non funziona bene, ok. Oddio, cos'è questa qui? Questa sembra la foto di Resident Evil. A proposito di Resident Evil, io qui su Isola delle Rose TV ho giocato a tutti i Resident Evil, o quasi tutti. Li trovate qui sotto in descrizione, sulle schede, sul canale, andatela a guardare. Vediamo cosa dice questo là. Is that what it looks like outside? What are those huge monsters? No, io non vedo questi, ma perché lui dice questo è la foto di cosa succede, cioè la foto di quello che c'è fuori, perché lui è bloccato forse in questo posto e guardate c'è la ruota e niente, e dice cosa sono quei mostri grandi, ma io non li vedo, forse questa cosa rossa, questa cosa, scusate, nera, vabbè, vediamo qui. Ah, qui c'è la ruota della fortuna o della sfortuna, c'è un buco. Sì, scusi, voglio entrare nel buco anch'io. Sapete, quando entrate nei buchi dovete certe volte dare anche il senso, cioè dovete bussare. Oh, chi è? Oh, ho paura. Chi è? The speaker is busted. E quindi non succede niente? Chi è? It's a broken, anche questo. Cos'è questo qui? It's a right twice a day. Cos'è così? It's a right twice a day. Not that I can tell when. Cosa? It's right twice a day. Cos'è? Not that... Vabbè, ragazzi, non me ne frega niente. Dai, andiamo avanti. Ecco qui, vi faccio vedere. Oh, chi è? Io mi nascondo qui sull'angolino. Chi è? Chi c'è? Chi ci sarà mai? Perché non parla nessuno? Ok, niente, questa ruota della fortuna non funziona. Syndromes? Cosa? E cos'è questa qui? Instant noodles? Oh, c'ho fame. I'm so hungry. Sì, mangiamo. I'll wait a few more spins to see if I can get some hot water. Ok, ho bisogno dell'acqua calda, quindi aspettiamo un paio di cose qui, di giri della ruota della fortuna. Viva la ruota! Oh yeah! Viva la... Oh. Oddio. Questo rumore mi mette molta paura. Chi è? Cosa c'è? Chi è? Ah, si sta muovendo. Il verde. Cosa sarà? Il colore dei miei occhi. Il colore dei tuoi occhi, amore mio. Il colore dei tuoi occhi, amore mio. Va bene, dai, fermati. Gross. Was? Cos'è? Ah, una rosa. Looks like everything's coming to roses. A nice decoration until we both die. Oh, quello lì è un po' pessimista perché dice una piccola decorazione fino a che noi due non moriamo. Si sta riferendo anche a me, quindi io mi guardo intorno, ho paura, ragazzi. Vediamo questa ruota. Chi è? Avete visto? Chi è?
Yes, gira, gira, si sta girando la ruota, gira la ruota. Ma dov'è Mike? Mike, buongiorno, aiutami tu. Oh mio Dio, immaginate Mike, buongiorno, ve lo ricordate? Ecco, chi guardava la televisione, io purtroppo la guardavo, adesso non la guardo più, la televisione mi fa schifo. Stick, ah, mi date sticks. E cosa ci faccio con gli sticks? Sticks, more plants. Dove li ha messi gli sticks? Dove li ha messi gli sticks? Ah, sticks, allora, a friend for the flowers. Sì, ok, qualcosa per la pianta, ok. Fuggiamo. Oddio, che paura, ragazzi. Ma questi videogiochi così schifosi, spaventosi, li porto sempre io, eh. Chi è? Si sta girando, sta girando. Gira la ruota, piano piano. Chi è? Io mi metto vicino al muro. Chi sarà? Ma si sta per fermare. Violetto? Violetto rosso? Violetto. Violetto. Viola come le cose del tuo culetto. Sand? Mi porta la sabbia. Cosa ci faccio con la sabbia? Vediamo cosa dice con la sabbia. I tried eating some. But it doesn't taste very good. Cioè dice, ho provato a mangiarne un po', ma non sembra, non taste. Come si dice in italiano taste? Ecco, aiutatemi, taste, non, il sapore non è buono. Ecco, dice, il sapore non è buono. Anch'io mangiavo la sabbia quando ero bambino, adesso, anche oggi, anche adesso, io intendo quando vado al mare, ci vado sempre, io vado sempre al mare, d'estate, ogni giorno vado al mare, anche d'inverno, sono andato d'inverno al mare, vabbè. Chi mi segue su Instagram sa comunque. E niente, ecco, sono andato al mare e ho mangiato la sabbia perché la sabbia fa bene. Va bene. Oddio, chi sarà mai? Cosa succederà? Io sono lo youtuber più strano. Ma perché mi metto in questi giochi così spaventosi che non fa nessuno in Italia? Sono l'unico cretino a farlo. Mamma mia, chi è? Si sta muovendo? Cosa dice? Verde come gli occhi della mia ragazza. Ecco ragazzi, se voi aveste una ragazza. Ecco. Cat door? Cosa? Land roll? Comunque, se voi aveste una ragazza. Ah, le comprereste un gatto perché cat toy. Questo è un gioco per il gatto. Miau, 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 miau. Ecco, come fa il gatto? Meow o miau? Forse un gatto siciliano fa meow. No, aspetta, quelli sono i gatti milanesi in effetti, o quelli piemontesi. Come fa un gatto piemontese? Si sta muovendo. Allora io una ragazza le copre giallo, arancione, non andare sul rosso perché ho paura. Rosso significa scary, significa sangue, e arancione come il colore dei tuoi occhi. Cosa sarà? Bugs? Bugs? Cosa ha detto? Ah, Bugs! Thanks, they are not. Ok, ci sono le. Queste qui, lo sai cosa, sapete cosa sono? Le cockroach. Bugs, sape queste cose schifose che ci sono sicuramente a casa vostra? Ecco, a casa vostra ci sono queste cose, si chiamano scarafaggi perché voi non pulite, ragazzi e ragazze. Dovete pulire, dite ai vostri ragazzi e alle vostre ragazze di pulire casa. E cosa dice? Creepy but not so crawly. Sì, perché sono tutti morti. Beh, io direi comunque, preferite uno scarafaggio morto o uno scarafaggio vivo? Morto e puzzolente, ma vivo. Cosa succederà? Oh mio Dio, Viola, di nuovo Viola. Comunque l'altro giorno ero al museo, ho visto gli scarafaggi morti e mi sono chiesto, ma quando moriamo ci sono i vermi che vengono, non lo sapete, noi moriamo e diventiamo mangime per vermi. Ma quando i vermi muoiono? Cosa? Cosa? Bo oh bo box. Ok. To put more stuff in, ma sì, per mettere, non dicevo, quando noi moriamo diventiamo mangime per vermi, ma quando i vermi muoiono, diventano mangimi per arti vermi o diventano mangimi per altre cose? Cioè, scrivetemelo nei commenti, questa qui è una cosa molto importante. Vediamo cosa dice qui. I'm getting cardboard. What? I'm getting cardboard. What? È una battuta? Oh mio Dio, cosa succederà? Che succederà? Chi ci sarà mai? Ecco,
Mio Dio. Oh mio Dio. Chi è? Chi si sarà mai? Oh, oddio. Oddio, ho paura. Cosa sto facendo? Verde, di nuovo verde. Ok, sono fortunato. Sempre il verde, ma il rosso. Music. Spero non sia musica sotto copyright. The speaker's busted. Ok, facciamo di nuovo questa cosa. Questo gioco sta diventando sempre più spaventoso. Sono molto contento di averlo trovato, veramente. Chi è? Chi è? Chi sarà mai? Arancione di nuovo. Sleeping bag. Ah, così adesso possiamo dormire in santa pace. No more pain pack, sì. Vediamo cosa dice qui. I'm not tired right now. Eh sì, perché siamo pronti per morire. Oddio, cosa sarà? Verde, verde, arancione, arancione, rosso, 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 di nuovo viola. Viola, viola. No, fucsia, e questo qui era viola, viola tra viola e fucsia. Viola, adesso è viola. Qual è il vostro colore preferito? Ecco, ragazzi, scrivetelo nei commenti e chi vince gli do. Oh, dice un compagno? Chi è il compagno? No, no, io ho paura. Chi sta per venire? Oddio, oddio, no, 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 non voglio nessun compagno, voglio stare qui solo. Non è venuto nessuno. Significa che il compagno è qui con me in questo momento? Il compagno è qui con me, ragazzi, non lo vedo, ma è qui con me. Oddio, oddio, cosa faccio? Sto tremando, il compagno è qui con me. Compagno? Compagno, sei qui? Oddio, c'è il compagno qui, io ho paura di girare questa ruota. Oggi ho paura di girare la ruota, il compagno potrebbe essere qui con me. Vabbè, giriamola. Oh, guardate, il sangue! Il sangue, il sangue, il sangue, il sangue. Chi è? Spero non sia, non venga nessuno. Oddio. Si sta muovendo. Qualcosa si sta muovendo. Aspetta, stiamo lontani dalla ruota. Stiamo lontani da tutto. Sta per venire un mostro. Cosa? Oh. Una CR. Poor guy, must have. I'll get a blood stain if I sit on this. Cioè, se mi siedo qui e mi sporco tutto di sangue. E chi c'è qui? I'll keep it in case I need an end. Ma tu sei un uomo molto pieno di. Pieno, un uomo. Come si chiama? Un uomo, una ragazza, una donna, non so. Con un senso dell'umorismo molto spiccato, devo essere sincero. Vabbè, andiamo qua. Chi è? Chi ci sarà mai adesso? Chi è? Arancione? Ragazzi, state attenti, perché ho paura. Vediamo cosa dice adesso. Chalk? What? Cos'è? Chalk. Ah, chalk to Scrabble. Ah, è vero. It's a train. Ha fatto un trenino. E come mai ha fatto un trenino? Secondo voi c'è un significato o i sviluppatori hanno messo questo trenino così per caso? Vabbè, andiamo avanti. Ho i capelli in bocca. Chi è? Ecco, secondo voi questa qui è una piccola, una buona strategia? Che colore è? Viola. Ok,
Oh mio Dio, si sta facendo il viola. Cosa? Cosa ha detto? Box of chocolate. Ah, cioccolato. Dov'è? Qui. Vediamo cosa dice qui. Life is like a box of chocolates. Yeah, quella è una citazione di Forrest Gump. Vabbè, quella la conosciamo tutti. Mettiamoci di nuovo qui. Mamma mia. Io non vorrei ritrovarmi in questa cosa. Mi ricorda i videogiochi, i film, quelli escape room. Vi piacciono i film escape room? Qual è l'ultimo escape room che avete visto? Scrivetemelo nei commenti, anche questo. Scrivetemi tutto. Mamma mia, cosa succederà? Che colore è? Ah, la statua. Che ci faccio con sta statua insanguinata? Something worth winning. Oh oh. Hi, how are you? Oh mio Dio, questa statua inizierà a muoversi? No, statua, io non mi fido di te. Ciao ciao statua, non ti muovere da lì, stai ferma. Voi immaginate questa statua che arriva. Stai ferma lì, statua, eh. Green, green, cioè verde, giallo, giallo, yellow, arancione. Oh, per fortuna non si mette il rosso. Statua, stai stai lì ferma, eh. Cosa succederà? Un'accetta, un'accetta, un'accetta. Self-defense. An easy way out, but the will probably kill me anyway. Cioè dice, con questa accetta posso farla finita e in modo facilmente, magari uccidendosi, facendo harakiri, però la ruota riuscirà ad uccidermi comunque, quindi vabbè, aspettiamo, vediamo cosa succederà. Ecco, voi se vi trovaste in questa situazione vi uccidereste o no? Chi è? Oddio, ok, rosso no, io ho paura del rosso perché rosso significa scary. Chi è? Chi è? C'è del sangue che sta sciogliendo. Vediamo un po' di sangue. Ah, yeah, yeah. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è quella cosa nera? Chi è quella cosa nera? Cos'era quella cosa nera? Cioè dovevi farmi paura? Cioè un po' mi ha fatto paura. Cioè quella cosa nera se ne è scesa lì? Vabbè, ciao. Ma perché gioco a questi giochi non lo so. Chi è? Che poi que... Vediamo cosa c'è. Non succede niente. Si sta caricando verde, verde, verde. What label? I couldn't fix the lamp with that. Ok. This bulb is missing. There's a glass everywhere. Ok, c'è il del glass, del cosa you wear. C'è del vetro ovunque, vabbè. Cosa c'è qui? Chi è? Chi è? Oh mio Dio, si sta facendo, ragazzi. Pregate insieme a me, tutti insieme, vai. Giuseppe Govinda, non farti fregare. Sorry. Sorry. No, 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 no. Cosa sta succedendo? L'acqua? L'acqua, morirò. Se, la posso girare. Salvami, salvami. Qualcuno mi salvi.
No, 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 no. Prendi l'acqua. I'll get blood stained if I this and this. No. Cos'è successo? Ed è finito così. Wow. Ragazzi, cioè, scemo scemo, questo gioco mi è piaciuto. Cioè, la bellezza di questi videogiochi indie così brevi ma intensi è che appunto riescono ad entrarti nello stomaco. Ci sono stati dei momenti un po' creepy che mi sono piaciuti molto. E che dire, ecco ragazzi, c'era quel jump scare, quell'ombra che, non so, non mi ha convinto forse tanto, non so, cioè mi ha spaventato, devo dire, essere sincero che mi ha spaventato, però non ho avuto il piacere di vedere in faccia questo mostro e quindi non potrò nemmeno fare la thumbnail, farò la thumbnail con Gira la ruota, Giuseppe Govini in stile Mac Buongiorno, e soltanto in stile horror naturalmente. E niente, mi è piaciuto, originale. Sapete cosa ho pensato? Vorrei una cosa del genere in un videogioco horror di quelli, non so, i prossimi Silent Hill o i prossimi Resident Evil o anche nel prossimo Outlast, qualcosa, ecco, degli scenari che simile a questo quadro qui, che poi è un piccolo quadro, potrebbe essere considerato uno scenario di un videogioco troviamo qui come un videogioco a sé. E niente, ecco, sono molto contento. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Spin to Win o Spin to Win, dipende da come volete pronunciarlo. E niente, vi lascio qui sotto in descrizione i link con nuovi indie horror games o che ho fatto in passato, che secondo me vi piaceranno. E spero che questo video vi sia piaciuto altrettanto e ci sentiamo presto qui su Isola delle Rose TV, il canale YouTube che vi mostra i videogiochi più belli del mondo, anzi dell'universo, ragazze e ragazzi. E niente, credo di aver detto tutto. Govinda vi saluta, pensa giocando.